schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch, un glitch dei soldi da fare da soli. Per fare questo glitch abbiamo bisogno della base operativa, del bunker, del com e all'interno della base operativa dovremo avere una BMX ragazzi, una o quante più BMX, quante più auto, scusate, vorremmo duplicare. Per dire, vogliamo duplicare 5 auto, dovremmo avere 5 BMX. Vi porterò dopo come mettere la BMX nella base operativa, ma intanto passiamo al glitch. Allora, dovrete avere nel com una LG Retro Custom, una qualunque auto custom. Deve provenire dal com. Dopodiché la tirate fuori dal com e la lasciate dove l'ho lasciata io, ragazzi. Uscite dal vostro bunker, diventate CEO ovviamente, o altrimenti va, vado a piedi, andate con la macchina, con quello che vi pare a voi. Io divento CEO, chiamo un elicottero e mi dirigo verso la mia base operativa, ragazzi. Quindi a questo punto prendiamo l'elicottero e andiamo in base operativa. Ho cercato di farlo più breve possibile il video, in maniera tale da poterlo caricare prima, perché comunque c'è una connessione un po' sbarazzina, e quindi ho cercato di abbreviarlo un po', però magari in alcuni punti ci sono i caricamenti un po' troppo lunghi secondo me, ma questo dipende dal gioco, non dipende da me. A questo punto entriamo nella nostra base operativa e, come ho già detto, nella base operativa dovremo avere presente una BMX. Vi ho appena portato un glitch per duplicare le BMX per chi già ce l'ha una BMX nella base operativa. Invece, per chi non ce l'ha, vi porterò un glitch su come mettere la BMX nella base operativa, ragazzi. Quindi fate molta attenzione, continuate a seguire il canale, che oggi vi porterò un po' di video, diciamo, no? Qualche videozzo, giusto per animare un pochino il canale, insomma. A questo punto, ragazzi, io qui già ce l'ho la mia BMX nella base operativa e procedo al glitch. Che cosa devo fare? Salgo sulla mia BMX, premo X per pedalare. Mi raccomando ragazzi, premete X per pedalare, perché se premete R2 nel momento sbagliato annullerete il glitch e l'auto tornerà dentro al com e voi non potrete fare il glitch. Allora, un'altra cosa ragazzi, non usate il teletrasporto. In questo glitch non usate il teletrasporto, perché se userete il teletrasporto l'auto vi apparirà vicino. A questo punto, questo glitch lo può fare sia chi ha l'alloggio sia chi ha il cannone orbitale. Io in questo caso, siccome molti di voi non hanno il cannone orbitale, ve lo faccio vedere con l'alloggio, ma nel cannone orbitale dovete fare la stessa identica cosa. Vi avvicinate al letto o al cannone orbitale e premete freccia destra e R2, spawnerete fuori. A me qui ragazzi ha fatto un bug strano. Se spawnate fuori senza bicicletta siete a posto, il glitch sta funzionando. Come ho detto, a me ha fatto un cazzo di bug strano, però ultimamente mi succedono tante cose strane nel gioco perché provo in continuazione i glitch, e quindi ho voluto lasciare questo bug, anche perché il video è integrale, è tutto integrale, tranne diciamo i passaggi che faccio dal bunker alla base operativa, però è tutto integrale. Quindi a questo punto andrò a richiamare il mio elicottero e mi dirigerò verso il bunker, ragazzi. E una volta che saremo arrivati al bunker dovremo fare gli stessi passi che facevamo nel glitch precedente, quello che c'era fino a poco tempo fa. Quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Entriamo nel nostro bunker e una volta che saremo entrati nel bunker, ragazzi, saliremo sull'auto. L'auto cambierà la targa automaticamente, però prima di fare ciò vi faccio vedere la targa attuale dell'auto, giusto per farvi rendere conto di cosa sto parlando. Allora,
per fare questo glitch non servono targhe personalizzate. Vedete la targa 446 BP cazzi e mazzi. Adesso questa targa cambierà, ragazzi. Quindi a questo punto l'unica cosa che ci rimarrà da fare è salvare diciamo la targa, no? Salvare non la targa, scusatemi, l'auto. Entrate nel centro operativo mobile. Porca troia, oggi mi sto a inceppare. Poi c'ho sta cazzo di lavatrice che sembra un reattore, non lo so se la sentite, però a me mi dà parecchio urto. E quindi a questo punto l'auto avrà cambiato la targa e voi avrete, diciamo, il vostro clone. Io adesso torno nella base operativa e se volessi ripetere il glitch, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è mettere l'auto fuori, tornare nella vostra base operativa, prendere un'altra bicicletta e rifare il glitch dal passo successivo, ragazzi. Quindi a questo punto ritorneremo nella nostra base operativa e faremo il passaggio successivo. Io adesso torno nella base operativa ma non faccio il passo successivo, vado a farvi vedere che la targa dell'auto che era nel mio bunker ora si trova nella base operativa e che la duplicazione è avvenuta. Rimanete fino alla fine del video per vedere quello che vi sto dicendo. Detto questo, un saluto a tutti, aspettate il video su come mettere la BMX nella base operativa, anche perché è semplicissimo. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.